Buongiorno a tutti! Allora, vi giro prima il video per la prossima settimana perché poi so già che nel weekend non potrò farlo e quindi siccome non voglio assolutamente mancare questo appuntamento con voi, ve lo giro prima. Oggi è venerdì. Tanto voglio dire, non succede niente, semplicemente siamo un po' in anticipo, ecco. Vi faccio sempre scegliere il mazzo come ogni settimana. Come gruppo 1 abbiamo questo mazzo qui, come gruppo 2 abbiamo questo mazzo qui. Vi devo avvisare che qui ci sono solo arcani maggiori, quindi almeno lo sapete prima. E mazzo numero 3 abbiamo, cioè gruppo numero 3 abbiamo questo mazzo qui. Il consiglio della settimana, siccome non sapevo decidermi se usare l'oracolo visivo. L'oracolo visivo o l'oracolo del sole, che sono entrambi i mazzi miei che ho creato io. Nell'info box, se siete curiosi, trovate la playlist dove vi parlo dei mazzi che ho creato. Quindi, se siete curiosi, andateveli a vedere. Siccome non sapevo decidermi quale dei due scegliere, vi estrarrò una carta da entrambi. Quindi, insomma, piatto ricco micifico oggi. Allora, bando alle ciance, vado a spostare il gruppo 3 e il gruppo 2. E lavoriamo con il gruppo 1. Gruppo 1, estraiamo le vostre tre carte per le energie della prossima settimana. Allora, energie della prossima settimana per il gruppo 1. Energie della prossima settimana per il gruppo 1. Energie della prossima settimana per il gruppo 1. Allora, se la vedo, non la tengo. Non la devo vedere prima la carta. Energie della settimana per il gruppo 1. Ok, direi che ci siamo. Allora, vediamo le energie di lunedì e martedì di settimana prossima. Asso di bastoni! Allora, l'asso di bastoni di questo mazzo sta uscendo, veramente, non per me, perché quando faccio le stese per me non esce, ma quando faccio le stese per voi esce spessissimo. E niente, questa è assolutamente una bellissima carta, perché ci parla proprio di inizio di nuovi progetti, nuove cose, proprio cose che vi piacciono, che fanno parte della vostra sfera magari hobbistica o comunque qualcosa che vi... Che proprio ce l'avete nel sangue, ok? E questa carta mi parla di raggiungimento di cose mai prefissate prima, cioè mai, no, mai prefissate prima, magari anche prefissate, ma mai raggiunte prima. Quindi è una bellissima carta di compimento. Quindi, secondo me, chi di voi sta scegliendo questo mazzo e spesso si sta ritrovando questa carta è perché in realtà state proprio portando avanti questa cosa. E questa energia del portare avanti questa cosa ce l'avrete anche lunedì e martedì. Energia bellissima, inizio settimana. A bomba. Abbiamo l'energia di mercoledì e giovedì, abbiamo un 2 di pentacoli, ok? Qui viene testato un po' la vostra, diciamo, la vostra capacità di adattamento. Vi viene richiesto di essere un po' flessibili, forse di non essere così rigidi sulle vostre idee, magari non così fermi sui vostri principi. Cioè proprio, forse vi dovrete, ci saranno delle situazioni dove vi dovrete un po' adattare e forse avete anche un po' timore di farlo. Ecco, non vi preoccupate perché comunque il 2 di Pentacoli, in realtà è una carta di equilibrio, quindi quello che vi viene richiesto è, semplicemente di, calibrare i vostri equilibri. Quindi non spaventatevi, addentratevi nella foresta senza problemi. Sara poi farà un incontro quanto mai stravagante, ma ne uscirà assolutamente indenne vincitrice, quindi non vi preoccupate. Venerdì, sabato e domenica, 3 di spade. Niente, qui ancora abbiamo, tra l'altro, guardate, incredibile, cioè lei è esattamente l'incontro che fa, è esattamente con questi esseri qui nella foresta. Quindi c'è proprio un continuo e c'è 1, 2 e 3, va bene. Ok. Niente, sì, siete un po' spaventati. Ci sarà qualcosa qualche ostacolo che vi spaventa, qualche cosa che vi farà pensare, non lo so, c'è questo tipo di energia. Però, non, ripeto, non vi preoccupate, non vi spaventate. Quello che vi chiedo è cercate di fare chiarezza nella vostra mente e nel vostro cuore per effettivamente realizzare quello che volete. Perché questa carta è assolutamente strabella, quindi non perdetevi. C'è un po' questa cosa qua, come se vi perdeste un po' e quindi poi non sapeste bene da che parte finire. Vediamo l'oracolo visivo, cosa ci dice a riguardo. Quindi, messaggio della settimana per il gruppo 1.
Messaggio della settimana per il gruppo 1. Messaggio della settimana per il gruppo 1. Estraiamo già anche la carta dell'oracolo del sole. Quindi consiglio della settimana per il gruppo 1. Consiglio della settimana per il gruppo 1. Ok. Ok. Ah, bellissimo. Scintille e stella del nord. Preciso proprio. Allora, le scintille fanno riferimento a questo asso. E il consiglio è, siate felici di quello che state facendo. Cioè, godetevi questa ascesa che state avendo. La stella del nord è proprio colei che vi guida. Quindi se vi sentite persi, ricordatevi che nella vita avete dei punti di riferimento e quindi di seguire quelli. Non preoccupatevi, non perdetevi, perché avete in realtà qualcosa da seguire. Quindi fate affidamento. Se avete una guida interiore, se avete un portafortuna, se avete qualcuno che vi ispira, insomma, ognuno di noi ha i propri punti di riferimento. Ecco, voi cercate di fare affidamento ai vostri punti di riferimento, perché così non vi perderete. Non vi perdete. Qui c'è un po' di smarrimento, e invece così sarete ben saldi su quello che state portando avanti. Va bene, gruppo 1, spero di esservi stata utile, spero che sarà una buona settimana la prossima che verrà. Grazie per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 2, se avete scelto questo mazzo qui, scegliamo 3 carte per vedere le energie della vostra prossima settimana. Quindi, questa qua, energie della settimana gruppo 2. 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 Ok, ce le abbiamo. Allora, energia di lunedì e martedì, il carro, fantastico! Beh, che dire, cioè, guardate questa carta quanto è incisiva, questi siete voi e non ce ne sarà per nessuno, belli, potenti, con la vostra frusta, proprio non guarderete in faccia nessuno, percorrerete quello che dovete percorrere avendo molto chiaro il vostro obiettivo, finché non avete raggiunto quello che vorrete raggiungere, non ce ne sarà per nessuno, siete decisi, determinati, ambiziosi, dei guerrieri, che dire. Grandissima energia. Energia di mercoledì e giovedì, il sole, e qua c'è la vittoria, appunto. C'è la vittoria di quello che volevate ottenere, quindi probabilmente c'è proprio anche un compimento per alcuni di voi di quello che volevate ottenere, o più chiarezza nel come ottenerlo, insomma. Però questa carta mi fa impazzire, perché guardate che bellino questo gnomo che si riposa, quindi per alcuni di voi ci potrebbe essere anche il riposo dopo gli ultimi sprazzi di fatica, quindi il riposo del guerriero. Se sarete già in vacanza ditemelo, perché sono curiosa. Comunque questa ovviamente è una bellissima carta di chiarezza, armonia, serenità, quindi insomma dopo aver lottato, diciamo così, lunedì e martedì, mercoledì e giovedì tirerete sicuramente il fiato e ci sarà proprio questa bella energia di serenità e armonia. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Le stelle! Niente, prosegue questa serenità, questa armonia. In realtà, secondo me, qua siete già proiettati verso altri lidi e altri orizzonti, ma sempre godendo di questa serenità e di questa rilassatezza, diciamo così, che avete ottenuto mercoledì e giovedì, avrete ottenuto mercoledì e giovedì. Ovviamente non significa, questo non è uno scansafatiche, cioè questo è un riposo meritato, ecco, diciamo, cioè non state battendo la fiacca, quindi comunque il fatto che vi rimettiate in gioco con la serenità nel cuore è una bellissima cosa. Ci vedo proprio questo anche far fruttare, se vogliamo, questa chiarezza, questa solarità che vi viene data o che comunque raggiungerete tra mercoledì e giovedì. Quindi un bellissimo weekend, un weekend, se vogliamo, tranquillo, nel senso che non succederanno grandi cose, ma proprio all'insegna della vostra serenità personale. Mi fa molto piacere. Allora, estraiamo entrambe le carte dai due mazzi oracolo come consiglio della settimana. Quindi consiglio della settimana per il gruppo 2. Consiglio della settimana per il gruppo 2. Consiglio della settimana. Vogliono uscire tutte e due? Vabbè, teniamole tutte e due. Cioè faremo un'altra assesa praticamente a 3 carte. Consiglio della settimana gruppo 2. Consiglio della settimana gruppo 2.
mamma mia, carte meravigliose. Ehi! Wow. Allora, c'è tantissimo qua e sono tutte cose belle, cioè aiuto. Allora, qui questa è la carta feto. Quindi per alcuni di voi questo carro potrebbe proprio voler dire nuove idee, nuove idee che prima erano a livello embrionale, proprio tirate fuori e viscerate. Per alcuni potrebbe proprio essere, per alcune di voi, proprio rimanere incinte. Io quando sono rimasta incinta di mio figlio, questa carta no, era la mia carta stalker. Continuava a uscire, io continuavo a chiedere che novità ci saranno e usciva solo lei. E io poi ho scoperto dopo di essere rimasta incinta, quindi bellissima energia. Questa è la carta degli angeli, quindi protezione dall'alto, qualcuno dall'alto che vi aiuta, qualcuno dall'alto che vi supporta, quindi sostegno spirituale, quindi bellissima anche questa carta. E poi abbiamo questa carta qui che è l'unica del mazzo con la scritta, non esce praticamente mai quando io mescolo, quindi il fatto che sia uscita è proprio come se questa settimana dovesse quasi raggiungere qualcosa di particolare, qualcosa di veramente molto interessante. Qua dice Dream your dreams with your eyes closed, but live your dreams with your eyes open. Quindi vivi i tuoi sogni, cioè sogna i tuoi sogni con gli occhi chiusi, ma vivi i tuoi sogni con gli occhi aperti. Quindi qua c'è proprio la realizzazione di un qualche sogno e avete qualsiasi tipo di supporto proprio. C'è una energia veramente stra bella e stra positiva. Gruppo 2, che dire? Wow! C'è un'energia veramente molto intensa perché abbiamo l'azione di questo guerriero, ma abbiamo anche la chiarezza, la spiritualità, l'armonia, la serenità. Quindi veramente c'è tanto in questa settimana che verrà. Però tutto positivo, che dirvi? Fatemi sapere se effettivamente sarà così. Per favore, se raggiungete stadi particolari o importanti, scrivetemelo, fatemelo sapere perché sono assolutamente curiosa. Gruppo 2, spero di esservi stata d'aiuto, spero di esservi stata utile in qualche modo. Vi auguro ovviamente una settimana meravigliosa come è uscita qua dalle carte. Vi ringrazio per essere stati qua con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora. Gruppo 3, se avete scelto questo mazzo qui, allora andiamo subito a estrarre le vostre tre carte per vedere le energie di settimana prossima. Quindi tre carte per favore per il gruppo 3. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3. Ok, vediamo le energie di lunedì e martedì. Arcobaleno, gioia e successo in amore. Ok, l'arcobaleno esce sempre fuori dopo un temporale, una turbolenza. Quindi qui se avete avuto magari qualche problema questa settimana che si sta per concludere, state tranquilli che ripartirete lunedì e martedì assolutamente con tutt'altro sentimento nel cuore. Quindi un bel inizio settimana perché saranno dei giorni dove effettivamente vi riprenderete o comunque sentirete serenità, armonia, anche l'alba di un nuovo giorno. Quindi proprio c'è proprio questo tipo di una sorta di piccola rinascita. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Fiume tra rive verdeggianti, unione di aspirazione. E da qua niente, secondo me proprio costruirete qualcosa, questo sole che sorge, qui è ancora più sorto, diciamo così. E quindi proseguirete con quello che avete iniziato durante la settimana. Per alcuni di voi ci sono proprio cioè dell'intraprendenza, intraprendenza in qualcosa di concreto, in qualcosa che effettivamente avete sognato e che state sognando di realizzare. C'è proprio anche una pianificazione, io ci vedo anche una grande pianificazione, quindi alcuni di voi pianificheranno magari le vacanze o magari qualcosa di importante, non lo so, qualcosa, le aspirazioni si riferiscono bene o male sempre un po' alla sfera lavorativa, quindi anche qualcosa di tipo lavorativo. Comunque una bellissima energia, proprio sempre di piccola rinascita mi viene. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Ui, cornucopia, trionfo e successo in tutti i campi. Ragazzi, la fortuna è dalla vostra. Quindi
Quindi nel weekend grandissima, può essere che alcuni di voi proprio già iniziano a mettere in pratica, cioè mettere in pratica nel senso di guadagnare o comunque fortuna materiale, grandissima fortuna. Forse vi viene chiesto di buttarvi in qualche cosa, non so, mi viene come una scelta il fatto che sia sulla corda, non lo so, una scelta che non sapete bene se intraprendere o no e poi alla fine invece farete il botto. Mi viene questo tipo di energia. Quindi partenza in sordina per questo terzo gruppo, ma poi grandissima fortuna. Fortuna e successo, trionfo e successo in tutti i campi. Qui in amore, già è successo in amore, quindi per alcuni di voi potrebbe essere anche se siete single degli incontri, magari anche solo delle amicizie che vi supportano. Qui abbiamo un'unione di aspirazioni, quindi potreste anche non essere soli, eh. Qua è vero che c'è una ragazza da sola, però sta guardando oltre. Quindi potreste essere comunque supportati da qualcuno. E qui c'è trionfo e successo in tutti i campi. Quindi un'energia assolutamente positiva per questo terzo gruppo. Qualsiasi cosa, secondo me, decidiate di intraprendere questa settimana. Allora, vediamo le carte degli oracoli cosa dicono. Quindi, messaggio della settimana, consiglio della settimana per il gruppo 3. 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 Ok, vediamo. Legami, tra l'altro stessi colori, incredibile. E la luna. Allora, attenzione ai legami, ma in realtà, essendo così positive queste carte, gioia, successo in amore e unione di aspirazioni, qua c'è proprio qualcuno che vi supporta e che crede fermamente in voi, cioè ci sono dei buoni legami qua, dei buoni legami che intreccerete o che state già intrecciando e che quindi vi supportano e vi danno lo sprint giusto per affrontare le cose. E poi abbiamo la luna, dove in realtà tirerete fuori, secondo me, verso il weekend soprattutto, quel lato nascosto di voi, quel talento, quel guizzo in più che forse vi è mancato prima, proprio per tirar fuori il meglio da ogni situazione. E questo ovviamente farà sì che sbloccherete, secondo me, questa ondata di fortuna. Non so, mi viene come questo tipo di energia. Quindi, consiglio della settimana è, mi raccomando, rafforzate i legami buoni e tirate fuori tutto quello che potete tirare fuori dalle situazioni, tutto ciò che di buono potete tirare fuori dalle situazioni, tirando fuori in realtà, cioè mostrando di voi lati che magari normalmente non mostrate. Quindi siete fo molto forti, un lato oscuro di voi, ma buono, qualcosa di buono che in realtà viene fuori e che va a sbloccare tutta una serie di cose. Viene da dire se siete timidi, magari uscirete fuori in maniera molto brillante, se siete pavidi, tirerete fuori il coraggio, non lo so, mi viene questo tipo di energia e ovviamente questo fa sì che sbloccherete questa immane fortuna. Va bene, gruppo 3, spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se effettivamente sarà così. Devo dire, tutte e tre le stelle sono molto, molto, piuttosto positive, quindi questo mi fa molto piacere. Niente, vi auguro ovviamente una settimana meravigliosa. Grazie per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!